Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo podcast. Il film che tratteremo oggi è di genere Fantasy Family dal titolo Casper. Questo film io lo amai molto in passato, mi piacque specialmente perché è un film molto commovente, molto, molto dolce sull'amicizia o sulle persone care perse che noi amavamo. Ok, bando alle ciance, parliamo della trama. Allora, il film inizia con la nostra Carrigan, la nostra antagonista, Katie Moriarty, che eredita dal papà un maniero. Voi direte, oh, che bello, un maniero grande. Beh, il problema è che eredita solo quello, sapendo però che il papà ha tante altre proprietà e tanti soldi, ma lei, siccome è una figlia falsa e cattiva, alla fine eredita solo quello. Incazzata nera, insieme al suo assistente, va a far visita a questo maniero e si mette subito alla ricerca, senza preamboli, in tesori, gingilli o varie cose che possono essere utili e da vendere, ma alla fine non trova nulla, altro che trova solo dei fantasmi un po' spiritosi e molto, molto dispettosi. Insieme a questi tre fantasmi spiritosi ce n'è anche uno, un altro fantasmino, il nostro co-protagonista, il nostro Casper, dolce, gentile, affabile, che non ha niente a che vedere con i tre zii, con gli altri tre fantasmi che ecco che faranno di tutto per far scappare via la nostra Carrigan e il suo assistente. Carrigan farà di tutto per farli scappare via, per rimettere in mano la sua proprietà, ma non ci riuscirà. Lei infatti proverà di tutto con esorcista, Ghostbuster, anche demolitori, ma alla fine scapperanno tutti, spaventati dai nostri fantasmini dispettosi. Alla fine Casper si ritroverà di nuovo solo. Certo, aveva la speranza almeno di trovarsi qualche amico, qualcuno vivo almeno. Niente, dopo questa speranza sfumata, una sera Casper si mette a guardare la TV e tra i vari documentari trova un documentario molto particolare e interessante nei suoi confronti. Vede questo dottore, l'attore Bill Pullman, il dottor Harvey, che insieme a sua figlia Kat, Cristina Ricci, la nostra protagonista, girovaga per gli Stati Uniti alla ricerca di persone che hanno bisogno di loro, soprattutto del dottor Harvey, all'inizio psicologo, ma poi alla fine va verso altre idee, cioè verso i defunti. Aiuta a trovare pace alle persone vive e anche alle defunte, quindi a farli passare oltre e non far creare problemi alle persone che rimangono in vita. Dopo aver visto questo documentario, Casper non perde tempo e va a trovare Carrigan attraverso la TV, ovviamente, non a parlargli, e fa vedere a Carrigan questo documentario. Carrigan, senza perdere tempo, chiama Santa Fe, dove è in questo momento è il dottor Harvey con la figlia Kate, perché, come ho detto prima, girovagano per gli Stati Uniti, e li fa trasferire a Friendship, questa cittadina dove c'è il maniero. Dopo aver fatto la conoscenza del dottore e della figlia, Carrigan gli spiega apertamente che non vuole perdere tempo e che i fantasmini dispettosi devono andare via. Il dottor Harvey non gli promette nulla, di che, ma dirà che ci proverà. Dopo essersi trasferiti, abbiamo ovviamente la solita cosa, Kate, il primo giorno di scuola, dopo mesi che ha lasciato l'altra passata, quindi avrà qualche problemino, qualche so, quelle solite cretinate, queste cose qua. E il dottor Harvey farà la conoscenza dei tre fantasmini dispettosi, che ovviamente da qui in avanti lo prenderanno in giro, soprattutto su una cosa molto delicata, molto importante per lui. Il dottor Harvey e Kate hanno perso la loro mamma, e per il dottore ovviamente sua moglie. E quindi hanno anche questo passato molto triste della mancanza della persona cara. E quindi, dottor Harvey, per colpa di questa cosa, ecco, lui è passato a,
cercare questi defunti e quindi spera nel cercare questi defunti aiutare le persone a trovare la moglie, perché pensa che i defunti debbano avere delle questioni in sospeso, quindi automaticamente vengono bloccati qui sulla terra. Ma non dico altro su questa cosa perché non si sa se è così oppure no. Continuando, carico ovviamente sempre nei paraggi per sapere che cosa fa il dottore e Kate nel suo maniero. E da qui in avanti, vediamo Kate che fa la conoscenza di Casper. Ovviamente all'inizio è un po' spaventata, un po' sorpresa, perché all'inizio, cioè, fa capire che non crede al papà, cioè pensa che il papà sia pazzo, ma alla fine non lo è, perché i fantasmi esistono. Fa conoscenza di Casper, Casper è contento anche perché ha trovato un amico e insieme fanno una grande, bella squadra. Anche se lei ha varie cotte e varie cose, e lui è un po' geloso perché vorrebbe partecipare, ecco, al ballo di Halloween, e lei non può farlo venire al ballo. E dopo, diciamo, dopo questi preamboli, queste cose, il dottor Harvey incomincia man mano a fare amicizia con questi tre fantasmini dispettosi. Cioè, questi tre fantasmini dispettosi, Puzza, Molla e Ciccia, vedranno nel dottor Harvey un alleato, un aiuto per non far venire più la nostra Morrigan, la nostra antagonista. Beh, ragazzi, io non voglio andare oltre perché altrimenti vi direi tutto il film. Non so se sia il caso, per chi non l'ha visto, perché è curioso di vederlo, perché vedere. Cioè, io amo i film di fantasmi, horror soprattutto. E questo qua, anche se sono fantasmi per bambini, come ho detto all'inizio, è molto dolce, è molto commovente questo film. Quindi non dico altro e non parlo della fotografia perché non ne ha, non ha, non c'è molto da dire su questo aspetto tecnico del film. E niente, cosa posso dirvi, ragazzi? Spero che il podcast vi sia piaciuto. Certo, non sono molto sensuale e accattivante come il nostro Ivan nel fare i podcast, perché finalmente avete sentito anche lui come fare il podcast. Scusate, c'è il bimbo che si giostra a cantare. Niente, alla fine vi saluto. Spero che vi iscrivete al canale chi non l'ha ancora fatto. Saluto i nuovi iscritti, vi ringrazio anche e soprattutto ringrazio gli iscritti più affezionati che ci seguono sempre. Un bacio a tutti, alla prossima. Spero in un altro podcast. Ciao.